Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Visto che alcuni di voi mi hanno chiesto come sta andando la situazione qua in Germania. Ah, madonna, non riesco a respirare con la maschera. Ho pensato che potrebbe essere carino portarvi con me in giro e spiegarvi un po' come sta andando qua la situazione. Una cosa interessante qua in Germania è che praticamente voi potete portare le bottiglie vuote in un supermercato. Spero che mi sentiate, tra l'altro. E praticamente vi ridanno indietro dei soldi. Si chiama Pfand. Dopo prendete il bigliettino, andate in cassa e detrarranno i soldi. Questo così le persone non lasciano le bottiglie dappertutto. Ciao ragazzi, sono appena uscita da un supermercato, però un tipo molto palloso mi ha detto che non posso filmare dentro, quindi purtroppo non sono riuscita a filmare un cazzo. Volevo farvi vedere la parte iniziale del negozio, che è tipo piena di birre, però è arrivato sto ragazzo e ha detto: scusa, qui non puoi filmare. Quindi alla fine ho dovuto cancellare le clip. Non so perché abbia detto così, visto che gli stavo praticamente facendo pubblicità. Adesso invece vi posso dire che all'Edeka non mi hanno fatto filmare questi stronzi. Questa, ragazzi, è la mia tastiera nella saletta prove della mia band. Giusto per informarvi, questo è il microfono. No. Wir sind alle scheiße! Ayo! Yes! I agree. What? Ciao ragazzi, questa è la saletta prove della band. Mi stanno fissando. Ok, dovete sapere che qua sono. Hello! Hello! Interception! I'm the drummer of this band. Yeah, yeah, this yeah, is... yeah. He's the drummer. This is the guitar. He's the drummer. Guitar. There is. I am the person that just sits and play games. So y'all shit. Feel lonely. Und das kommt auf YouTube? Nein. Oh boy. Nicht? Na, no, no, because no. Why? No. The shit got go. Nein, because there's Jonas. Hallo Jonas. Jonas. So ist mein Leben hier in Deutschland. Ok, scusate, ho dovuto tagliare questa parte perché i miei compari nella band si sono messi in mezzo. Purtroppo ci sono anche minori, quindi non li posso filmare. Quindi sì. Però questa è la saletta prove. Scusate, devo spostare le persone. Questa è la batteria, come potete vedere. Là c'è la mia tastiera. Poi, aspettate, aspettate, vi faccio vedere. Qua c'è il basso. Qua c'è la chitarra. E niente, questa è la saletta prove. Come vedete è tutta insonorizzata. Dovete sapere che qua in Germania. Ah, scusate, mi stanno offrendo qualcosa da bere. Aspettate, che cos'è? Ok, questo si chiama Pfefferminz, che sarebbe un liqueur. Un liqueur alla menta, praticamente. Chiamata anche Pfeffi. Cheers. Cheers! Cheers! Salute! 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 Gigi! Salute! Pireless! Alla salute! Mi banneranno questo video da YouTube sicuramente perché sto bevendo del... Quindi presumo che nessuno vedrà questo video. Comunque, in ogni caso. E... dovete sapere che qua, come vedete... quella è la saletta, questo è il corridoio che porta in saletta e... oh cazzo, non c'è luce, non so perché non c'è luce, vabbè, ci mi metto così. Non so se riuscite a vedere, però tipo, questo è tutto un corridoio che va fino là in fondo e qua praticamente è un palazzo, praticamente adibito a
salette prove per le band. Quindi, figo, no? Non so da noi se ci sono. Io sinceramente dove abito, a Bologna, non... cioè dove abitavo, a Bologna non ci sono questi tipi di cose. Tipo salette prove, cioè... come si dice? Non so parlare italiano. Edifici interi adibiti a salette prove. Adesso sono nelle scale, dovreste sentire un eco col giubbotto, perché siamo venuti da fuori, fa un freddo assurdo. Non so se vedete qualcosa, se vado da lontano, probabilmente non mi sentite. Cosa posso cantare? Scale è una bomba. Sto così, mi vedete? Aspettate che... ok, sto così. Un quadratore di merda. E niente. Comunque no, qua in Germania sta andando tutto bene. Ringrazio quelli che mi hanno chiesto nei commenti degli scorsi video se andava tutto bene, visto che non avevate più notizie da me. Apprezzo molto quando mi chiedete come sto. Sì, qua va tutto bene, il lockdown non è come in Italia, ci sono delle restrizioni, tipo che la gente si può vedere solo in due nuclei familiari, quindi cioè se tu vivi con una persona, ovviamente visto che ci vivi, contate come una persona, cioè contate come un nucleo familiare, però più di due non si possono incontrare. Però se ho capito bene, scusate, mi sta venendo un crampo, stare in quella posizione, se ho capito bene cambieranno le restrizioni per Natale. Quindi per Natale, se ho capito bene, guarda, così sembra il Barbara D'Urso. Per Natale cambieranno e solleveranno, come si dice, non so più parlare italiano, toglieranno delle regole, cioè quindi ci si potrà vedere con persone, cosa che sinceramente non trovo appropriata al 100%, perché cioè io capisco che la gente debba festeggiare il Natale tutto, quindi cioè ci sta, per l'amore del cielo, però non lo so, ho paura che poi la gente torni a fare i party come prima delle varie restrizioni, capito? Non so se mi sembra sensato.